in questo stadio fantastico che tutto sembra possibile. Ritorna al campionato nel 2023 per Portogruaro e Orvieto, partita delicatissima, quella che si gioca all'ombra della rupe di tufo. Infatti le due squadre sono divise soltanto da due punti, entrambe stazionano nella zona play-out. Portogruaro che comincia meglio, Finotto sterza a destra e conclude con il destro, para a terra Bransma Ilke, che sarà chiamata diverse volte in causa in questa partita. Secondo minuto, si sblocca la contesa, retropassaggio, vedete, proprio per Ilk, che rinvia addosso a Vittoria Gava, palla che supera la linea di porta, 1-0 per il Portogruaro, primo gol in stagione per la classe 2003 ex Vittorio Veneto, gol importantissimo per il campionato del Portogruaro. Contestualmente Vittoria Gava si prende anche una grossa pallonata da parte del portiere orvietano. 1-0 per il Portogruaro dunque dopo due minuti, ed è una squadra, quella ospite, che si difende meglio, non rischia nulla come vedete in questo caso, e anzi si propone. Non un minuto, Durigon atterrata in area da Rossi, non c'è rigore secondo l'arbitro, ma il replay certifica l'intervento in ritardo da parte della numero 10 di casa, ci stava il rigore, penalty negato al Portogruaro. Granata che vedete si difendono con ordine, in questo caso il gioco era fermo, di conseguenza non si tratta di una vera e propria occasione. Portogruaro che dimostra dunque una solidità maggiore nonostante diverse assenze con le quali si era presentato a Orvieto. Tentativo qui dalla lunghissima distanza che non trova lo specchio della porta, ben più pericolosa qui Battagliotto e poi Finotto con il destro. Siamo al 28esimo, vedete, diagonale che sfila centimetri dal palo, vicinissimo al 2-0 il Portogruaro. Altra occasione da Moviola al 36esimo, cross in mezzo, Di Gasci rinvia la difesa, Codarin arriva fino in fondo, intervento solido, massiccio su di lei. Rivediamo qui dal replay anche questa situazione dubbia, murata a Codarin a pochi passi dalla porta. Il primo tempo non offre altre emozioni se non, vedete, questo cross da calcio d'angolo con Battagliotto che cerca la deviazione con la punta, non riesce però, vedete, a trovare la porta, arriva prima Battagliotto di tutti. Con le immagini di Gabriele Zoia andiamo nella ripresa, Orvieto ci prova da calcio da fermo, qui colpo di testa che però sorvola, vedete, il palo alla destra di Fontana. Come vedete qui soprattutto lanci imprecisi da parte dell'Orvieto, anche questo sfila molto a lato della porta del Portogruaro. Molto più pericolosa Desiati dalla parte opposta, Bransma Ilke si distende, prima vera occasione del secondo tempo ed è sui piedi di Desiati. È un secondo tempo equilibrato, quindi che si riapre in continuità con quello che era stato il primo, anche se lo vedremo, il Portogruaro avrà anche in questo caso le occasioni migliori. Qui tentativo da parte di Rajkovic che entra nel secondo tempo e avrà modo di rendersi pericolosa. Cross, vedete, da calcio d'angolo bloccato attentamente da Fontana, che sostanzialmente non dovrà compiere parate di rilievo. Non altrettanto invece la sua dirimpettaia. Vedete qui Battagliotto fugge, siamo al 37esimo e viene bloccata in modo decisivo da Bransma Ilke. 40esimo, cross in mezzo, Codarin, vedete, a botta sicura, ancora vicinissimo al 2-0 il Portogruaro, proprio Minutello, ex capitana delle Granata, a bloccare il tiro. Ma c'è un'altra grande chance per il Portogruaro, vedete, Rajkovic ruba bene palla, conclusione, si stava per spegnere sotto la traversa, ma grande intervento, salva risultato da parte di Bransma Ilke, acquisto nel mercato invernale dell'Orvieto che sta ripagando le aspettative. Vedete qui l'unica occasione, siamo nel recupero per l'Orvieto, questa punizione di Quirini interessante che però si spegne alta. Ci sarà un'altra occasione per il Portogruaro nel recupero con Battagliotto, finisce 0-1 meritato. Un saluto da Davide Gasparotti. Che tutto sembra possibile mentre sul campo si genera. Ritorna il calcio in rosa.
Ogni giovedì alle ore 21.30 in esclusiva su Media 24 canale 77 la sintesi delle gare di campionato Serie C femminile Girone B nazionale. Il calcio in rosa è su Media 24. Che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio granata. Come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri